a Torino e ho fatto un corso biennale totalmente gratuito con al termine una qualifica di regionale. Al termine di questo percorso biennale ho trovato lavoro in un ristorante etico a Torino, che è proprio dove ci troviamo adesso. Mi hanno accolto benissimo e mi hanno fatto, dopo un periodo di prova, mi hanno, diciamo, premiata con un contratto di apprendistato, per 2 anni. Ci siamo trovati nel pieno della crisi, interrogandoci su come portare avanti in maniera coerente la nostra missione educativa senza tradirne lo spirito profondo. Per questo motivo, concretamente, abbiamo avviato delle esperienze di impresa sociale, inizialmente fuori dalla nostra struttura, per fare quasi, direi, una prova di sperimentazione, un test. Abbiamo visto che poteva funzionare perché dalla prima impresa sociale ne sono nate altre, è nata anche l'idea di creare un moltiplicatore di imprese e infine abbiamo detto bene, non dobbiamo solo portarlo fuori, ma dobbiamo far vedere che anche la nostra casa dove siamo nati racconta questa storia. E quindi abbiamo deciso di, laddove era possibile, abbattere dei muri, creare delle nuove opportunità, mescolare i processi formativi, i processi educativi con i processi di impresa. E quindi oggi nel Collegio Artigianelli proseguiamo l'azione formativa, educativa, sia attraverso la scuola della formazione professionale, sia attraverso il laboratorium, sia attraverso le attività dell'area dell'accoglienza, quindi con i progetti legati ai servizi sociali, ma abbiamo anche delle attività di impresa vera e propria, dove i ragazzi non fanno solo finta di lavorare, ma concretamente nel percorso educativo lavorano per davvero.